E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, ci siamo, sì, a questo straordinario episodio live perché ieri giustamente a Pasquetto ho detto avranno di meglio da fare, mi auguro, e allora vi ho lasciati tranquilli perché ogni tanto staccarsi un po' dalle cripto male non fa, se no si diventa matti, a starci dietro in continuazione è un attimo che si cade nella dipendenza. Comunque, non potevo lasciarvi per troppo tempo, anche perché nel frattempo Bitcoin si muove, fa cose, le altcoin non ne parliamo, perché in questo periodo più che Bitcoin, che ultimamente è un po' inchiodato sull'ultima resistenza, quella solita dei 60.000, insomma, appunto, nel mentre sono le altcoin che si sono date alla pazza gioia e le peggio shitcoin hanno iniziato a pompare, pure Ripple addirittura, e insomma, se ne vedono di tutti i colori. Scherzi a parte. Al di là del discorso shitcoin, la dominance mostra chiari segni di ripartenza della cosiddetta alt season, la tanto bramata, no? La fase di uptrend delle altcoin che si verifica quando performano meglio di Bitcoin. E di fatto, come analizzeremo tra poco, grazie al grafico appunto della Bitcoin dominance, potremo vedere che abbiamo rotto un supporto, abbiamo un trend in atto e quindi di fatto è interessante, potrebbe essere interessante cercare posizioni su Bitcoin. Poi, prima di iniziare, come al solito, vi ho raccolto un paio di notizie, un paio di chicche, di perle, pillole, insomma, un paio di cose interessanti e poi, dopo che ve le dirò, tocca a voi, quindi domande, vi voglio carichi più che mai e poi infine andiamo a vedere i grafici. Sappiate che sia oggi che domani saremo live perché io ho detto mi sono domandato, ho detto cosa faccio? Sacrifico un live settimanale e facciamo un video e il solito video e solo due live o facciamo le tre live anche a costo di farne due attaccate? Ho detto al diavolo, facciamo le live che so che sono quelle preferite perché c'è interazione, mi fate domande, in questo periodo mi state scrivendo in tantissimi, allora ho detto sa, facciamo una live in più. Allora, le cose che vi volevo mostrare oggi sono innanzitutto questa risorsa che io conoscevo, ma un amico della community di voi mi ha contattato su Telegram e mi ha detto: guarda, qui ci sono tutte delle liste interessanti di tutte le coin in cui hanno investito i venture capital più conosciuti del mondo cripto. Io ti ringrazio innanzitutto per avermi condiviso questa chicca molto molto interessante. Il sito è messari.io, che sono sicuro conoscerete anche voi. È un sito che contiene tantissime risorse sulle cripto, soprattutto sull'analisi fondamentale. Vari screener che mostrano le performance, le categorie, insomma, dateci un'occhiata e capirete. Ma la parte interessante, nel senso, la parte di cui vi voglio parlare oggi è questa sezione screener che tra di essi io non ho neanche un account, quindi capite che proprio sono alla base delle basi. Ci sono queste liste che mostrano, ad esempio, il portfolio di Coinbase Ventures, che sono le coin in cui ha investito il dipartimento di Venture Capital di Coinbase. E quindi si possono andare a tenere sotto controllo, vedere quali ci sono, se ci sono delle aggiunte. No, è Mouse, oggi non farmi scherzi, ti prego, ci manchi solo tu. E poi anche tanti altri venture capital, come vedete, Binance Labs, Polychain, Three Arrows, insomma, Alameda, ci sono i principali. E quindi per sapere semplicemente appunto in quali coin hanno investito, se da un lato è vero che se andate sul loro sito lo vedete comunque, qua avete una panoramica, ecco, di tutto. Una lista, uno screener molto più comodo. E quindi questa era la prima chicca che volevo condividere con voi. Poi, la seconda cosa è il cosiddetto Kimchi Premium. Che cos'è questo Kimchi Premium di cui tanto si parla oggi e insomma si specula soprattutto su questa cosa? Allora, il Kimchi Premium è il premium cioè su Bitcoin in Sud Corea. Kimchi è un termine che si utilizza spesso nel Forex per andare a definire la valuta appunto della Sud Corea e quindi da lì il nome. E fondamentalmente cosa succede? Succede che nei periodi di particolare FOMO, soprattutto retail, in Sud Corea il prezzo di Bitcoin tende ad aumentare. Non è un fenomeno che si verifica solo in Sud Corea in verità, però per qualche motivo, insomma, è particolarmente famoso il premium della Sud Corea. Sta di fatto che va in premium perché loro hanno degli exchange barricati al loro stato. Insomma, sapete un po' come sono le cose lì. Non è possibile per persone estere fare
creare un account lì, quindi scordatevi di fare arbitraggi e cose di questo tipo, perché ci sono delle normative estremamente limitanti, estremamente restrittive nel loro paese. Proprio per questo, quando il prezzo di Bitcoin in questi stati in cui comunque ci sono questi vincoli, di certo i grossi capitali esteri americani dei principali stati mondiali non vanno ad investire lì, quando invece in questi posti il premium aumenta, significa che c'è una componente retail estremamente marcata, ok? Quindi questo cosa significa? Che siamo in mega FOMO. Voi direte, non ci vuole certo il kimchi premium per capirlo, in effetti basta aprire Facebook e ultimamente si vede il peggio del peggio del peggio, cioè gente che corre dietro alle shitcoin che hanno pompato di più, che inizia a chiedere questa dove la compro, apre coin market cap, mette in ordine per maggior guadagno delle ultime 24 ore, inizia a chiedere questa dove la compro, questa e questa, ma secondo voi 5 euro lì, 10 euro lì, cioè ecco, quando si vedono queste cose di solito è un segno di, non lo so, che c'è qualcosa che non va, qual quadra che non cosa, ma sta di fatto che al di là di tutto, di solito l'ultima volta che c'è stato un kimchi premium così elevato, qui scrive 15%, ma oggi addirittura è arrivato al 20%, è stato nel 2017, e quindi le speculazioni dicono che questo potrebbe essere un segnale di top. Io ve la lascio lì, perché io sinceramente non lo penso, cioè da un lato penso che ci sono delle situazioni tragicomiche in giro, ovvero le cacce alle shitcoin, le cacce ai pump, quindi quando ci sono queste situazioni di solito poi il mercato fa qualcosa per fare una bella epurazione di massa. Io sinceramente Bitcoin al momento non lo vedo male, perché poi, come andremo a vedere dal grafico, insomma è quasi da setup long, non vi voglio spoilerare l'analisi dei grafici, però ecco, teniamo in mente la situazione nella quale ci troviamo, dove la FOMO è inequivocabile, teniamocelo bene in mente, perché insomma potrebbe capitare da un momento all'altro che arriva la batosta, arriva l'epurazione come dicevamo prima, e ci lascia con un bel rischio in mano. A proposito di shitcoin, io, molti di voi, questo era uno dei miei compiti a casa, me l'ero segnato, sapete che adesso quando voi mi chiedete qualcosa, no, nella chat qui su Twitch, e io non vi so rispondere nell'immediato, io ho il mio bellissimo taccuino e mi segno le cose che mi chiedete, un paio di cose ogni volta, e sono i miei compiti a casa, e poi le volte seguenti vi rispondo. Una di queste cose che mi chiedevate tutti è questo Safe Moon, che io vi dico la verità, ci ho dato un'occhiata e mi si è accapponata la pelle, perché mi sembra una roba veramente fatta solo per essere pompata, cioè senza una particolare ragione di esistere. Io ho guardato anche semplicemente il loro Twitter e ho visto che hanno pagato delle celebrità, tra virgolette, se così le si vuole chiamare, per andarli a twittare, per twittare anche solo hashtag Safe Moon, per andare trending, non lo so, e mi sembra che, cioè, ci sia una sorta di armata di scillatori ovunque. E poca sostanza, cioè ho visto una roadmap da qualche parte che praticamente mostrava solo, dov'è, ve la devo trovare, eccola qua, i listing sugli exchange con Whitebit, che non so cosa sia, Bitmart, che è un altro exchange che probabilmente conoscono in pochi, e poi puntano a Binance e Coinbase, che però non so se ci arriveranno mai, è pura speculazione, ma c'era anche proprio la roadmap con i listing, solo i listing sugli exchange, questa era parte della loro roadmap. Comunque non lo so, mi è sembrato un voler cavalcare un po' di trend del momento, DeFi, yield farming e cose varie, senza una particolare ragione, condita con un'esagerazione di shilling. Io vi dico, se non ci fosse stato tutto questo shilling, gli avrei dato più credibilità, paradossalmente, ma io quando vedo una cosa così shillata, a me allontana subito, ecco, e quindi questa è la mia opinione. Ripeto, sono sempre opinioni, non voglio mai dire dovete far così, dovete far cosà, io non dico mai quello che dovete fare, non do consigli, vi raccomando, non fate mai cose in base a quello che sentite dire da me. Queste sono opinioni mie, con cui io spero vi confronterete, magari ragionate, dite, ah, lui la pensa diversamente da me, come mai? E allora si fa un po' di pensiero critico e poi si dice, no Luca, non capisci un cazzo, ho ragione io, perché qua qua qua, e allora va benissimo. L'importante appunto è fare questo step critico, o magari dite, vabbè, però non ha mica tutti i torti, in effetti
appunto, ragionare in maniera critica e non seguire il trend di turno di una coin che ha appena pompato di 500 volte. Ultima cosa che secondo me potrebbe dare un po' di FOMO ulteriore, il caso Coinbase, che tra poco, il 14 se non erro, verrà listato sul Nasdaq ad una valutazione stimata, mi pare, di 100 miliardi. Il prezzo attuale delle azioni in pre-IPO su FTX lo valuta 118 miliardi, ho fatto il caso calcolo stamattina, perché è $484 per contratto pre-IPO, un contratto dice che è la market cap divisa per 250.000, lo potete vedere qua sotto dove ho evidenziato, e non so, no, voi non lo state vedendo perché c'è il mio faccione, però in basso a destra c'è, insomma, guardate, sposto un attimo il faccione così lo potete anche vedere voi, tac, eccolo lì, l'ho evidenziato, ora rimetto giù il faccione, se no mi si sballa tutto quanto. Comunque, questo per dire che a breve, tra l'altro, Coinbase dovrebbe rilasciare i report dei guadagni che ha fatto nel 2020, se non erro, o nel Q1 2021, non lo so, forse nel Q1 2021, sì, perché del 2020 li ha già rilasciati. E quindi questo potrebbe essere un'altra bella botta di FOMO, in quanto il vedere, insomma, quanto realmente macina un exchange del genere potrebbe aprire gli occhi a molti che ancora sono increduli e lo vedono quasi come un culto, no? Ancora quello delle cripto, degli exchange, che dicono che Coinbase è sopravvalutato, si è fatto il paragone con Robin Hood che ha stimato la metà, si dice, oh, ma come mai, non ha senso. Ecco, invece questo potrebbe aprire gli occhi, anche perché se si va a vedere un attimo i volumi, gli utenti e gli ultimi trend, si capisce già che nel Q1 2021 i guadagni di Coinbase saranno veramente alti, da far parlare di sé. E quindi quello appunto potrebbe gettare ancora un po' di FOMO sul mercato. Si vedrà. Bene, questo è tutto quello che vi volevo dire, e adesso, prima di andare a dare un'occhiata ai grafici di Bitcoin, ma soprattutto di alcune altcoin, passo la parola a voi. Cosa ne dite? Facciamo un po' di Q&A, come si suol dire. Parto dall'alto come al solito. Allora. Eccoci qua. No, ho perso la song, sarà per la prossima volta, tanto per un mese io tengo la sigla, ogni mese poi cambia, quindi siamo sempre sul pezzo. Ripple ha pompato solo per l'annuncio della SEC, che ha stabilito che non è una security. Ah, ecco, tra l'altro ho visto che anche Coinbase ha riaggiunto le API di Ripple, quindi probabilmente sono un po' quelle cose lì. Ciao Luca, come stai? Ma bene, grazie. Una delle prime live che posso seguire non essendo a lavoro oggi. Benissimo, allora benvenuto se è la prima. E ben ritrovato se è la seconda o la terza. Una domanda, secondo te quando arriveremo ad una capitalizzazione tale da rendere le cripto molto meno volatili e quindi meno appetibili per il trader a corto? Guarda, io ti dico, meno appetibili per il trader a corto mai, perché comunque c'è la leva che basti vedere quanto trading c'è sul Forex, e quindi non credo che verrà mai abbandonato dai trader il mercato delle cripto, che è aperto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, senza festività né niente. Per quanto riguarda la volatilità invece, domanda assolutamente pertinente. Io credo, non ti so dire quanto dal punto di vista di proprio numerico, di quantificare la capitalizzazione, però io credo che se andremo a crescere di magari un paio di ordini di grandezza, qualora dovesse mai accadere, uno o due ordini di grandezza facciamo, io credo che tenderà molto a stabilizzarsi. Ovviamente cioè, mi aspetto una correlazione lineare, no? Anzi, quasi forse una sorta di crescita esponenziale con un plateau poi della volatilità, che arriva appunto a questo plateau col crescere della capitalizzazione. A un certo punto la volatilità rimane molto contenuta. Basti guardare un po' l'oro, la storia dell'oro, che inizialmente era volatile in maniera pazzesca anche lui, non come Bitcoin, ma quasi, e poi col crescere della sua capitalizzazione ha atteso un po' alla stabilizzazione, adesso è un po' quello che è. Ciao Luca, prima live per me, benvenuto allora. Ti chiederei di analizzare il grafico di BTT USD anche con time frame di un'ora. Andiamolo a vedere.
Cosa fai con la maglia di BlockFi? Beh, un giorno io ho la maglia di Binance, un giorno di Bybit, un giorno... sono una zoccola, insomma, dai, diciamo le cose come stanno. No, scherzo, è che ultimamente mi sono rifatto completamente il guardaroba con queste, insomma, felpe, maglie, ma sotto anche la maglia, non so se avete visto la storia su Instagram che ho messo, della maglia che mi hanno mandato sempre da BlockFi, ma sono troppo belle, tra l'altro, quindi ho detto mettiamola. Comunque, chiusa questa parentesi, BTT USD, andiamola a vedere, tac, opla, ecco, rieccoci, una coin che ha pompato del 500%, estranamente vi interessa, eh no, scherzi a parte, fate molta attenzione con queste coin che pompano così tanto, perché ci si fa un male cane, tra l'altro soprattutto vedendo questa candela giornaliera qua, a me fa una paura dannata, perché questa è una classica candela spesso di top o quasi. Tu però hai chiesto il time frame orario e ti accontenterò, perché io voglio sperare che tu sia un trader intraday e quindi vuoi andare magari a prendere una posizione rapida su BTT e non fare un buy and hold che risulterebbe inevitabilmente nella rovina. Quindi andiamo a vedere, partendo dal presupposto che la struttura è rialzista, di macro rialzista tendente all'ipereesteso, andiamo a vedere sull'orario con, ecco, potenziale segnale di top, ricordiamo. Andiamo a vedere sull'orario. Allora, sull'orario abbiamo una struttura invece che è di lower highs, lower lows abbastanza regolare, quindi ribassista. Dunque, finché la struttura rimane così, a me non viene voglia di cercare il long. Se volessi cercare il long sul time frame orario, fermo restando che appunto sul daily abbiamo una struttura rialzista, io attenderei dei segnali anche qua di, ad esempio, higher high, higher low, oppure di un reclaim di un livello importante precedentemente perso, come potrebbe essere un centesimo qua, tac, così. Se facesse una roba del genere ci potrebbe stare il long speculativo, attenzione, speculativo. Altrimenti si potrebbe andare a integrare anche con le 4 ore, dunque le 4 ore vanno a sottolineare un supportino qua giù sugli 0.0073, eccoci, no, 1, eccolo. Quindi da queste parti, con anche volendo un pool di domanda che arriva fino a 76, quindi fino a qua, perché c'è la shadow, adesso mi sono promesso che quando uso parole difficili le spiego. Che cos'è un pool di domanda? Un pool di domanda è un'area dove si annida della domanda, per l'appunto, quindi della potenziale forza in acquisto. E come lo riconosco? Vado a prendere quella zona tra la chiusura delle candele, quindi questo che è il supporto classico, permettetemi il termine, questo livello qua, supporto classico, perché chiudono queste candele, e l'area, cioè il massimo della shadow, ovvero l'ombra della candelina, che va a cadere proprio in quell'area lì. Come vedete, qui abbiamo questa che è la shadow più alta, questo che è il supporto classico, e quindi questo viene configurato come pool di domanda, perché è un'area in cui, vedete, più volte è andata a grattare liquidità quando si è tentato di romperla, senza successo, quindi inizialmente era un pool di offerta. Una volta rotto inverte poi il suo scopo, esattamente come i supporti e le resistenze. In ogni caso, consci di questa area, possiamo tornare sull'orario e dire: bene, aspettiamo magari che arriva da queste parti e vediamo se proprio da queste parti si palesa un costrutto del genere. Però mi raccomando, tanta attenzione con le coin che hanno già pompato. Non è una buona cosa, l'ho scritto anche su Facebook con tono un po' provocatorio, ma perché davvero, cioè, ve lo dico anche questo col cuore in mano, se una coin ha già pompato non ha senso correrci dietro, cioè, ma anche correre dietro al pump non è il ragionamento corretto, diventa veramente un casino di voler buttare soldi a caso sul rosso, sul nero e su quella che pompa di più, cioè così facendo non si può sopravvivere a lungo termine, ti può andare bene una volta, due, tre, anche cinque volte a fila, ma se la sesta e la settima ti va male tu perdi tutto in un attimo, quindi vi prego, adesso non sto dicendo a te che hai chiesto questa cosa, però ne approfitto perché questa coin è un'altra che ho sentito nominare fin troppe volte ovunque, quindi ha pompato bene, tutti ne parlano, è sbagliato, perché ripeto, ti può andare bene sul breve termine, ma poi dopo un po' è un gioco che non funziona, quindi bisogna concentrarsi, se si è investitori, sui fondamentali, ma delle coin
con la C maiuscola, non andare a cercare la ICO di turno, la shitcoin appena nata o insomma quella roba che non conosce ancora nessuno, perché diventa veramente una scommessa e c'è un rischio elevatissimo di finire vittima di uno scam o di una shitcoin che non vale nulla. Oppure cioè andare a cercare magari quelle altcoin già conosciute che hanno fatto cose e magari hanno un potenziale più alto di Bitcoin o Ethereum o giusto le più capitalizzate, però anche lì è un discorso più basato sui fondamentali, altrimenti si fa i trader, però bisogna saperlo fare e non c'è spazio per l'improvvisazione. Beh, scusate questa paternale, non volevo annoiarvi troppo e adesso ritorniamo su Bitcoin e alle vostre domande. Ok, allora. Prima live per me, grande, benvenuto anche a te. Una domanda, come vedi Sol? È un altcoin promettente secondo te? Grazie. Ti dico di sì, a me piace Solana, è da un po' che lo dico, senza particolari problemi, ma lo dico da utilizzatore, non da holder della coin. Sto pensando, voi mi direte meglio tardi che mai, buongiorno, però no, scherzi a parte, sto pensando di allocare una piccola parte del mio portafoglio alle blockchain alternative, che potrebbero essere ad esempio appunto Solana, Polkadot, Kusama e ecco quelle insomma blockchain alternative che però hanno risultati. Solana è una di queste perché indubbiamente ha risultati, in quanto ci sono applicazioni che funzionano, che incubano tanta liquidità, che portano risultati. Non so se avete mai usato Radium, se avete mai usato Serum. Su Serum adesso addirittura hanno impostato, tramite un'altra app che si chiama Bonfida, c'è la possibilità di andare a costruire dei bot che parlano anche con TradingView utilizzando il DEX di Serum. È un po' complicato, ve lo butto lì, guardate, io ve lo condivido, cioè vi lascio lo spunto, ve lo lascio qua se vi interessa approfondire. Io spero che poi voi siate curiosi e le cose che mi sentite nominare le andate magari a studiare un po' di più. Comunque Bonfida è una UI che un'interfaccia grafica insomma che permette di operare su Serum. Serum è il DEX costruito su Solana, quello di sempre del signor FTX, e è un DEX molto, come dire, con elevate performance, perché sulle principali coppie comunque ha tanta liquidità, è un order book molto compatto. E la cosa bella non ovviamente sulle coin come FIDA, che non è certo il posto giusto dove comprarle, come potete vedere, anche se in realtà io qua vedo un 2% di spread, no, un 1% di spread, non è neanche male. In ogni caso, se ad esempio invece andiamo a vedere qualche altro mercato, come dunque Bitcoin USDT, lo spread è molto basso, vedete 20-30 dollari, ed è un DEX, quindi è una cosa interessante. Ecco, e si può usare dei bot utilizzando anche TradingView tramite l'interfaccia bot. È un po' la classica cosa di creare il messaggio, quella cosa che avevamo fatto nei video tutorial dei bot. Non voglio andare troppo nel dettaglio perché altrimenti inizierei a parlare di cose per pochi. Io vi lascio solo qui lo spunto, così se volete andare ad approfondire per gli affari vostri e magari poi farmi domande, sapete di poterlo fare. Tutto questo per dire che Solana è tanta tanta sostanza. Dal punto di vista grafico bisogna fare un po' di attenzione, perché al momento siamo, anzi in realtà l'abbiamo anche rotto sul settimanale, al top, al massimo storico. Pare che l'abbiamo rotto, quindi questo potrebbe essere addirittura un break retest. In tal caso lo vedremo un po' dall'andamento di questa settimana. Se così fosse, ecco, magari potrebbe convenire attendere di uscire fuori da quest'area un po' a rischio di falso movimento, no? Di cose del genere, e poi alla prima occasione di accumulazione cercare il trade. Altrimenti, ripeto, dal punto di vista fondamentale di investimento, quindi non cercare il setup giusto, ma magari un pack, una cosa più a lungo termine, ha senso perché c'è sostanza, ok? Almeno è una blockchain con qualcosa dentro, quello senz'altro. Poi continuiamo.
Dunque, ciao Luca e buona Pasqua, ci racconti qualcosa di BTT? Tac, eccoci, sono state giornate movimentate, compreso oggi. Attenzione. Finalmente le mie due stagioni preferite, primavera e alt season, e che cosa vuoi di più? Zona verde, oserei dire, quindi. Ciao Luca, mi avvicino a questo mondo ancora da osservatore, saggio da parte tua, perché se sei appena arrivato, partire da osservatore per me è già, guarda, un modo di fare che ti pone sopra alla maggioranza, il non volerti buttare alla cieca. Come un dettaglio in più su Nexo e SeFi, ho ascoltato... ti interesserebbe, ok, qualche dettaglio in più sulla SeFi. In effetti, sulle piattaforme SeFi ho fatto dei video che sono un pelino datati, mi sono reso conto. Ho riguardato in questi giorni anche quello su BlockFi, così, su Celsius, ho detto un po' vecchiotto e sarebbe da rifare, quindi magari lo rifacciamo. Ciao Luca, domanda un pochino off topic, vediamo. Se ho un report con tutti i sell e buy di diverse quantità di una cripto, come faccio a calcolare il prezzo in cui sono dentro? Oddio, con tutti i tuoi sell e buy, e in sostanza tu devi guardare in ordine cronologico da quando sei net buy, quindi se gli acquisti superano le vendite, e da lì in poi fare la quantità acquistata per il prezzo acquistato e fare la media ponderata in sostanza in base a questi due fattori su tutto. Ciao Luke, che cosa arriverà prima a 100k? Bitcoin o il tuo taglio di capelli? Guarda, ti rispondo subito, indubbiamente il mio taglio di capelli, perché io ci provo in tutti i modi, no? Adesso oggi mi sono fatto il riportino, ma se no guardate la lunghezza, cioè è veramente agghiacciante. Io credo che adesso opterò per una cosa drastica come macchinetta e via, non lo so, anche perché non c'è ancora la luce in fondo al tunnel della riapertura del barbiere. Ti sono vicino anche io, stessa situazione, ma speriamo arrivino prima i 100k. sì dai, arriveranno. E dunque, ciao Luca, una domanda rispetto alla distribuzione del portafoglio. Le token stanno prendendo una parte importante in portafoglio, tra Nexo, CRO, eccetera. Come fai tu quando iniziano a inciccionirsi e rubare spazio alle cripto che contano? E qua entra in gioco il concetto di ribilanciamento, ovvero tu decidi dei punti nel tempo in cui fare delle fotografie. Ad esempio ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre, ogni due mesi, quando vuoi. E dici, bene, allora, la mia allocazione di portafoglio voglio che sia in questo modo. Esempio, 80% Bitcoin, 20% che token hai detto, 10% Nexo, 10% CRO, supponiamo, quindi 80-10-10. Improvvisamente c'è un mega boom, CRO fa 3x, Nexo fa 5x, e ti si sballano le percentuali, Bitcoin scenderà e loro aumenteranno. Cosa bisogna fare? Beh, se uno vuole ribilanciare, quando arriva il momento predefinito, tipo l'inizio mese, tipo il terzo mese, quello che è, allora si dice, bene, io voglio riportare la situazione alla mia situazione ideale. Quindi ho più token, si sono, come dicevi tu, inciccioniti i token, ne vendo un po' per andare su Bitcoin e ripristinare 80-10-10. Sono dumpati i token e ho più Bitcoin, vendo un po' di Bitcoin per i token per riportare 80-10-10. E questo si chiama ribilanciare, una pratica che per chi punta a investire sul lungo termine è assolutamente valida, a mio parere. Luca, ma di Ripple ne vogliamo parlare? Ripple a quanto pare sta pompando per la notizia della SEC, a quanto mi dicono dalla regia. Sta di fatto che, insomma, vabbè, è un pump relativo, ok? Quindi anche qua bisogna fare un po' di attenzione, perché sì, ha pompato, però... insomma, ok, magari usciamo da questo bottom, potrebbe essere interessante dal punto di vista speculativo, ma personalmente non so quanto, cioè in che cosa si possa tradurre in concreto, se non in un trade speculativo. Ripeto, può essere interessante per i cacciatori di pump andare a operare in questo periodo, proprio perché comunque c'è un setup, perlomeno è qualcosa su cui andare ad abbozzare un trade perlomeno, e quindi ad esempio possono esserci questi due livelli di entry. Sto abbozzando un possibile setup, quindi tac,
quest'area, vedete, li ho presi perché io qui ho preso il massimo locale e qui pure. Quindi ho due livelli sui quali è possibile abbozzare un'area di ingresso. Lo stop loss dove lo andiamo a mettere? Beh, per esempio qua sotto, perché se perdiamo questo livello vedete che la candela di pump che ha insomma aizzato il movimento è questa, e se l'andiamo a perdere abbiamo una invalidazione del movimento stesso. Benissimo, quindi questo è quanto. Poi basta, perché in realtà non cambia la mia idea sui fondamentali di Ripple, cioè non è che mi rimangio quello che dico, io la reputo comunque una shitcoin. Questo non vuol dire che non può pompare, cioè anche qui non fraintendete le parole, io non investirei mai in Ripple perché non lo vedo, cioè per me è un asset privo di valore intrinseco, non gli darei mai un 1 a Ripple con un CEO che te lo vende in testa, che opera in quella maniera lì, che dice una cosa poi non la fa, la moneta delle banche, poi le banche non la usano, cioè a cosa serve Ripple? A niente, quindi io non la voglio. Poi se qualcuno vuole seguire i pump o fare movimenti speculativi, quello ecco è l'unico use case di Ripple secondo me, e quindi non c'è assolutamente niente di male. Poi procediamo, allora dunque dove siamo arrivati? Ogni tanto salto un po' in avanti, gold è partito, può essere un buon momento per avviare una posizione. L'oro, dici? Sai che non l'ho più guardato, perché io di fatto ho la mia posizione già satura tra virgolette sull'oro, e vado di ribilanciamento di solito. Allora andiamo a vedere un po'. Allora, ripartito è una parola grossa, perché di fatto, come vedete, abbiamo il classico schema blocchi, no? Lower highs, lower lows, con blocco 1, tac, blocco 2, tac, un po' di falsi movimenti, tac. E adesso c'è un po' da vedere, quindi se dovessimo rientrare in questo blocco sopra i 1780 sarebbe volendo anche un setup long. Questo potenziale doppio minimo da solo, visto che non è ancora ufficializzato, non so, non lo definirei sufficiente. E dunque basta, non c'è altro da dire. Io l'oro ho una posizione comunque pressoché fissa in portafoglio, soprattutto contro l'inflazione, o come posizione in commodity, in sostanza un po' d'oro e argento l'ho sempre detenuti, con appunto ribilanciamento per tenerli abbastanza costanti. Poi, dove siamo finiti? Guarda Ripple, rieccoci. Gente che vuole holdare Holo per i prossimi anni. Scommetto che ha pompato anche lei, vediamo. Hot BTC. Scommettiamo che ha pompato, è USDT perché in BTC non c'è più. Tatac, ovvio. Vacco, poi queste candele qui a me fanno una paura. Quando vedo ste candele qui, mamma mia, io tremo di paura, perché sono i primi segni di possibile cedimento della... Cioè i primi sell off, di fatto vuol dire che qualcuno sta iniziando a svendere, qualcuno ha fatto grossi profitti, perché di fatto cosa c'è stato? Un 10 per, forse anche di più, sì anche di più, e quindi è indubbio che prima o poi qualcuno fa dei grandi profitti, e attenzione anche qua, non mi ripeto, è esattamente quello che ho detto prima. Poi, Luke guardami Flamingo, ecco Flamingo invece è interessante, perché l'avevamo vista, vi ricordate le ultime volte? Eravamo rimasti proprio a questo possibile setup che di fatto è stato rispettato. Vi ricordate qualche live fa, se andate a vedere i live secondo me della settimana scorsa lo trovate, avevamo detto guardate che roba qua, a parte che arriva da un downtrend, quindi vabbè, quella è l'impostazione di macro, ma abbiamo questa possibilità di creare una zona di bottom con ciò che si trova qua sotto, ok? Quindi qualora, dicevamo, venisse violata a rialzo quest'area di resistenza, sarebbe un possibile entry. L'abbiamo violata, ritestata anche un po' di volte, ci sono state più occasioni ed è ripartito. Quindi lo stop loss si posizionava qua e era veramente un ottimo punto di eventuale ingresso. Al momento la cosa cambia, perché di fatto, vabbè, stiamo un po' cozzando contro la prima
prima resistenza, ma senza particolari fatiche. Adesso ci sono due possibilità: o appena ritraccia di entrare, perché di fatto è sempre long la struttura, oppure alla prima lateralità. Quindi se andiamo a lateralizzare un po', per dire, ci sta il setup long su ipotesi di accumulazione, banalmente. Stop loss in questo caso magari più speculativo, c'è da vedere ad esempio se lateralizza, prendiamo il nostro range e lo stop loss lo mettiamo un po' sotto. Ci sono un po' queste metodologie qua, lo seguiremo anche nelle prossime volte. Sta di fatto che la struttura è da ricerca del long, in questo caso sì, molto meglio seguire una struttura del genere che il BitTorrent o l'Holochain di turno, ecco, su questo non ci piove. Infatti è il momento di vendere le alt, Bitcoin ha ancora molto da dare invece, 150k quest'estate è possibile, chi lo sa, magari col listing di Coinbase tutti impazziscono per Bitcoin. Dunque, dove siamo finiti? Sto andando un po', ma che è successo a Ripple? Ogni tanto salta fuori. SafeMoon è scam, anche a me sembra che sia un po' così. Se Jake Paul scilla SafeMoon io ne sto lontano come la sifilide, ecco, mai letto nel pensiero. Ma questo pump di Cardano oggi, andiamo a vedere anche Cardano, andiamolo a vedere. Allora, bene, guarda, anche questo possibilmente è un bel setup, perché ci troviamo un po' a quella possibile situazione che avevamo descritto un po' di tempo fa, ma non era andata a buon fine. Quindi abbiamo quest'area di offerta, ovvero, come dicevamo prima, no? Prima abbiamo detto che cos'è un pool, è una zona definita dall'area che va dalla chiusura delle candele alla shadow più limitrofa, più vicina. In questo caso abbiamo un cluster che è l'altra area di prezzo importante, definibile come il corpo di una candelina che si frappone durante un movimento in modo opposto. Quindi qua abbiamo movimento ribassista, candelina verde, movimento ribassista. Questa candelina verde genera un cluster. Questi cluster di solito diventano dei livelli chiave di prezzo. Questi livelli chiave, poi vedete, è stato anche, cioè si è generato anche volendo un pool qua sopra e anche qua, quindi di fatto potremmo andarlo ad allargare anche fin lì, il livello da rompere. Però la cosa importante è capire che se andiamo a creare una struttura di bottom, quindi di minimo locale, qua dentro con questa sorta di W con un minimo più basso prima e andiamo a fare una roba del genere, poi ci sta a cercare il long, perché diventa una cosa interessante, ok? Quindi attenzione che anche Cardano potrebbe diventare una struttura di prezzo da seguire, nel caso in cui, ripeto, dovessimo andarci a riprendere i 2500 satoshi a rialzo, altrimenti c'è sempre questa grossa barcata di offerta, questo grosso pool di offerta che schiaccia in basso, e finché non lo vinciamo, ahimè, non lo so, non mi ispira più di tanto il grafico, ecco, questa è un po' la situazione. Poi. Ciao Luca, qual è il miglior wallet per l'ecosistema Solana? Io uso Sollet. Sollet.io mi pare che sia. Aspetta, fammi controllare. Sollet.io. Proprio lui. Sì, molto molto semplice. Insomma, il più semplice che c'è, secondo me. E dunque, dove siamo finiti? Sempre un po' pompata, sta uscendo TKO domani mattina. Come la vedi? Hai quella del launchpad di Binance. Ti dico la verità, ci ho partecipato, ma non lo so. Io lì faccio proprio di ignoranza. Io partecipo sempre ai launchpad e dampo al giorno 1, quindi non mi preoccupo più di tanto della loro validità o non validità. Ciao Luca, volevo ringraziarti per avermi fatto conoscere Flamingo. Da ieri ha fatto un bel pump, nell'ottica del lungo periodo preferiresti più FLM o CRO? Allora, guarda, sono due cose diverse. Te l'ho detto, FLM adesso dal punto di vista trend follower è una situazione che sulla quale potrebbe valer la pena tenere una posizione, proprio perché ha completato un bottom che è molto forte, molto importante, ma ripeto, parliamo di speculazione. Su CRO anche lì, lato speculativo, c'è un potenziale triangolo rialzista in formazione
che qualora dovesse venire rotto, ecco, qua abbiamo un primo segno di possibile cedimento. Però nel caso in cui andiamo sopra i 24 cent, quindi qua su, avremmo un triangolo rialzista completato, chiuso. Cioè prima del completamento si può ragionare dicendo: io apro la posizione, premetto lo stop loss sul low precedente e appunto cerco di tenere il massimo rischio rendimento, ma con la possibilità alta di prendere lo stop loss. Altrimenti aspetto il completamento del triangolo e insomma poi vado a seguire il pattern completato con la certezza che il pattern esiste. Questa però è speculazione. Per il lungo periodo ti dico, Flamingo a me non è che faccia impazzire come progetto, a dir la verità, perché la DeFi su Neo, cioè Neo non mi sembra quella blockchain che esploda dal punto di vista della liquidità e degli use case. È sicuramente una blockchain alternativa che però esiste da tanto tempo e non è che abbia fatto grandi cose in tutto questo tempo, mentre CRO forse tra le due è quella forse un po' più interessante, perché Crypto.com ultimamente sta spingendo un po' di più. Personalmente non ho né l'una né l'altra parte CRO necessari per la carta, che quelli lì ho lo staking forzato, però di fatto, ripeto, non ho né l'uno né l'altro. Io ti sto dando solo un parere meramente spassionato. E i CRO per la carta sono pochi, quindi non pensare che sia una balena di CRO. Poi, che cosa abbiamo qua? Ciao Luca, hai studiato il token fee? Allora, no. No, devo fare i compiti a casa. Ciao Luca, facciamo un bel controllino su Reef. Andiamo a dare un'occhiatina a Reef, che è da un po' che non ne parliamo, eh? Allora, Reef mi sembra che stia continuando nel suo scenario di range. O no? Sì, sembra proprio di sì. Abbiamo sempre il range, infatti non se ne parla più perché non pompa. Se pompasse se ne parlerebbe. No, scherzi a parte, range low 62 satoshi, range high 80 satoshi, pool di offerta qua sopra e pool di domanda qua sotto. Quindi ogni entry in questo, cioè se gratta da queste parti, può essere buono, soprattutto se gratta e poi rientra nel range. Take profit volendo nella parte alta del range o appunto sul range high. Se andiamo invece a chiudere fuori dal range high, ci sta invece il long più trend follower, quindi seguendo il trend, seguendo già la rottura del range stesso, non anticipandola, e andiamo volendo a prendere un take profit a 105 satoshi, che è il precedente massimo, vedete qua. Quindi tac, così qua prendiamo il take profit, in caso di rottura entriamo poi da queste parti, e lo stop loss se riassorbiamo e rientriamo nel range. Questo perché? Perché cerco il long, perché di fatto il macro è rialzista, come potete vedere. Però se andassimo a uscire dal range a ribasso, non lo cercherei più e basta, me ne strafregherei. E quindi questa è un po' la situazione. Lateralità, nulla di particolarmente entusiasmante. Allora, ciao Luca, cosa ne pensi del progetto di The Graph? Allora, non l'ho mai approfondito più di tanto, però mi sembra abbastanza interessante. Ho visto alcuni dati e ho visto che il suo utilizzo sta crescendo in maniera, come dire, notevole. Il numero di query fatte sul suo sistema è cresciuto e quindi potrebbe valer la pena darci un'occhiata. Però, ripeto, non lo conosco abbastanza per dirlo. Poi. Ciao Luca, grandissimo come sempre. Curiosità, siamo in altcoin o sta per iniziare? Quanto potrebbe durare secondo la tua visione? Allora, ecco qua poi la domanda del giorno che aspettavo e di cui volevo parlare, ovvero alt season, ci siamo? Quanto dura? Cosa aspettarsi? Voi come sapete, cioè come voi sapete, ho formulato male la frase, come presumo voi sappiate, o meglio, io utilizzo la Bitcoin Dominance per andare a esaminare le fasi di mercato delle altcoin, quindi se le altcoin performano meglio di Bitcoin oppure no, e se conviene andare a cercare magari l'esposizione speculativa sull'altcoin di turno oppure no. Nel caso in cui avessimo un downtrend della Dominance, quindi avere una situazione
appunto ribassista, che vuol dire per me che le medie mobili 9, 30 e 100, qui c'è 10, 30 e 100, in realtà sono le altre, cioè la 9 non la 10, avevo messo la 10 per fare un'altra analisi, però il senso non cambia, una media mobile rapida, una media e una lunga, io vado a esaminare la situazione della dominance sopra sotto la media mobile media, poi il cross ribassista della media mobile breve con la media, il cross ribassista della media mobile media con la lunga e la dominance sotto la lunga. Quindi ognuno di questi fattori è uno step in più per una maggiore esposizione in altcoin, ovvero abbiamo una situazione di uptrend con la dominance sopra e tutte le medie mobili incrociate a rialzo, zero esposizione su altcoin. Al limite una minima esposizione in altcoin. Abbiamo il primo segno, quindi la dominance sotto la media mobile media, bene, ci esponiamo massimo un 5%. Secondo segno, cross ribassista, ci esponiamo un 8%. Terzo segno, ci esponiamo un 10%. L'importante è darsi un limite, ok? Questa è la cosa fondamentale, mi raccomando. Se vi interessa, magari ci dedichiamo un video, non lo so, io è da un po' che non ne parlo di questa cosa, ne avevo parlato un po' di tempo fa, però ogni tanto un refresh potrebbe servire. In ogni caso, oltre a ciò, come vedete, recentemente ne parlavamo, dicevamo, la dominance è in lateralità, quindi in base all'andamento poi successivo alla lateralità, si capirà se la season continua oppure termina. E guardate un po' cosa è successo, breakdown, e quindi continuiamo. Di fatto il trend è sempre ribassista sulle medie mobili, abbiamo rotto a ribasso il supporto del 60% e adesso si continua appunto con l'alt season. Non so quanto abbia senso andare a cercare dei supporti nel passato, perché comunque si parla di un paio d'anni fa. Però fin tanto che dura la situazione di trend, quindi ripeto, le tre medie mobili configurate in questo modo, si può fare poi l'analisi inversa per dire quando finirà, ovvero se la dominance inizia a superare la media mobile media, questo è il primo segno, se poi la media mobile breve incrocia a rialzo la media mobile media, questo è il secondo segno, e poi così via al contrario, un po' alla volta ci si tira fuori dalle posizioni speculative. Questo, ripeto, è solo per posizioni speculative, perché è un po' un modo per seguire il trend. Benissimo. Chiusa la parentesi alt season, andiamo a dare un'occhiata alle ultime domande. Ciao, opinioni su Serum e Radium costruite su Solana? Ottima opinione, perché di fatto le uso entrambe e mi trovo bene. Tra l'altro, a proposito di Radium, vi butto lì anche una roba di cui vi avevo parlato su Telegram oggi. Seguitemi su Telegram, mi raccomando, vi butto lì un po' di chicche ogni giorno, notizie, cose, analisi. Allora, in sostanza, su Radium ci sono due modi per andare a generare rendita, ok, generare utile. Uno è farmare i classici pool, no, che ci sono alcuni pool con il token Ray al loro interno. Poi abbiamo i cosiddetti Fusion Pool, che sono sponsorizzati da altri progetti sempre dell'ecosistema, insomma, Alameda, chiamiamolo, quindi sempre Solana, c'è Bonfida, Oxygen, Maps, Keen, Cope, che è questa nuova che devo ancora approfondire, però insomma sembra molto spinta dagli Alameda, quindi non lo so. Sta di fatto che, scusate, e poi lo staking nativo di Radium, che dà un APR del 115%. Perché ve ne parlo? Perché, vabbè, sono tutti token volatili, quindi hanno un rischio di volatilità importante, però su FTX Radium c'è il PERP, eccolo qua, Ray PERP, e soprattutto guardate il funding di Radium. Allora vediamolo, lo andiamo a cercare, abbiate un po' di pazienza. Mamma mia, ce la facciamo, avete la mia parola. Dove sei? Eccoti, trovato.
Allora, ultimamente è abbastanza negativo, però storicamente avevo fatto una media, avevo estratto un po' di dati e avevo visto che il più delle volte era positivo. Poi c'è una volta ogni ora, quindi bisogna considerare un po' il che è volatile e che i dati cambiano frequentemente. Però tutto questo per dire che si può andare a farmare, ad esempio, Ray USDC con un APR del 208% e andare a shortare il 50% del size di questo pool in cui noi andiamo a mettere liquidità per essere neutrali al prezzo di Ray, capite? Cioè io metto, ipotesi, $10,000 in Ray USDC, che vuol dire 5.000 Ray, 5.000 USDC, shorto 5.000 Ray, io sono neutrale al mercato perché Ray sale, Ray scende, ho un po' di impermanent loss, ma è una roba da poco, me ne frego. E intanto mi ciuccio un 208% di APR, non è proprio uno schifo. Si può fare la stessa cosa anche con lo staking, però con lo staking ho un rendimento più basso e ho un costo di capitale vincolato più alto, perché 10.000 Ray in staking, 10.000 short, 20.000 necessari, mentre sul farm 10.000 sul pool vuol dire 5.000 Ray, 5.000 short, e quindi parliamo della metà. Quindi molto interessante, ve la volevo buttare lì. Anche queste sono cose da pro, quindi non fatele alla cieca se non capite cosa vuol dire. Studiate, approfondite, incuriositevi, fate domande piuttosto, perché sono tutti metodi potenzialmente interessanti per andare ad avere operatività un po' più fuori dal comune. Allora, io vedo che qua abbiamo sforato i 50 minuti, quindi direi che stavo dando un'occhiatina alle ultime domande, poi andiamo a vedere i grafici. Luca, sto usando i tuoi referral link, mi vuoi bene, ma ti amo, non ti voglio bene. Grazie, grazie di cuore a chiunque mi sostiene utilizzando i miei referral link. Io ve li condivido delle piattaforme che io sono il primo a usare, quindi non vi condivido le scammate, per voi è a costo zero ed è un modo per sostenermi, e quindi davvero grazie. Allora, dunque, vedi, puoi controllare BSV, questa è una trollata. One inch Bitcoin, testa e spalle rovesciato, andiamoci a dare un'occhiatina su One inch Bitcoin, urca 11%, e caspita, interessante pure lui, guardate, la nostra freccia ha colpito ancora, no, scherzi a parte, One inch Bitcoin ha appena rotto quello che potrebbe essere un costrutto di bottom locale, questo, tac, vedete? E adesso se chiude qua sopra si potrebbe addirittura pensare a un entry sul primo retest di questa area, su tutta l'area possibilmente. Stop loss da queste parti, 1-1-2, e passa la paura, è un bel, come dire, trend, una bella posizione trend follower. Ragazzi, c'è un caldo incredibile, poi vi volevo mostrare comunque anche la maglietta, quindi eccola. Eccola qua, si vede al contrario di sicuro, perché oggi ho provato a fare la foto, l'ho dovuta riflettere tutto, però sempre ovviamente firmata BlockFi, oggi sono full BlockFi, lasciatemi fare la zoccola, come dicevo. Comunque, andiamo avanti e andiamo a vedere i grafici stavolta. Dunque, Bitcoin dollaro, partiamo da Bitcoin che, se vi ricordate, anche qua facciamo uno sforzo di rimembranza. Quindi ritorniamo indietro nel tempo agli scorsi live e ricordiamoci cosa dicevamo, perché di fatto la situazione non è cambiata affatto, ok? Siamo rimasti appresso alla zona di offerta appena sotto i 60, questo pool, di nuovo concetto di pool di offerta, ok? Ne abbiamo parlato poco fa, ne parliamo spesso, quindi sono sempre questi i concetti che saltano fuori. Uno, poi due, abbiamo un sostegno che è il cluster 57,5, concetto di cluster, anche questo, lui, tac, e poi abbiamo
tutta una zona dove si annida domanda che avevamo definito l'entry perfetto, che era questa zona qui, vi ricordate? Perché di fatto se noi eravamo qui quando l'abbiamo detto, abbiamo detto bene, se adesso l'offerta respinge ancora una volta, dov'è che si può andare a pescare prima dell'eventuale rottura, cioè verso poi un'eventuale continuazione rialzista? Beh, questa è una sacca di domanda che capita a fagiolo, perché abbiamo 55,6 come supporto che nasce da qua. Abbiamo il cluster che anche lui funge da supporto e quest'area qua sarebbe perfetta per fare una sorta di test e spalla rovesciato, ok? Una roba del genere. Anche qui lo stop loss non deve essere aggressivo, perché volendo ci può stare anche un recupero più in basso, una pesca un po' più in basso. L'importante ovviamente è che non vada a farmi un lower low rispetto a qui, quindi di fatto l'invalidazione sta sul lower low, basta, tutto lì. Volendo no, non è vero, perché stavo pensando se anche la perdita di questo livello potrebbe essere un'invalidazione, ma non ancora, cioè di fatto... Sapete come funziona, cioè Bitcoin non è che sta lì a dipingere le figure, i pattern perfetti, non esistono i pattern perfetti, esiste il buon senso di dire se andiamo a recuperare questo low e ne facciamo uno più basso, perde di senso tutta questa price action che c'è stata. Se invece la domanda sostiene un higher low, quindi continuiamo una situazione del genere, su anche un time frame più elevato si vede che c'è una tendenza, vedete, a fare una sorta di triangolo rialzista, e quindi è una situazione abbastanza piacevole. Fatto sta che allora la situazione è sempre la stessa, quindi entry area appetibile è lei. Abbiamo dai 57.006, quindi questo cluster, fino a 55.5, questa è la prima entry area. Volendo si può estendere fino a 54.250, quest'altro cluster, quindi tutta questa. Stop loss qua sotto, e questo è un setup long di medio termine che punta ad anticipare, sotto ipotesi appunto di accumulazione, di domanda che supera l'offerta, ad anticipare il breakout dai 62.000 e gli eventuali nuovi massimi. Bitcoin è tutto qui, perché non c'è altro da aggiungere. Quello che avevamo detto le ultime volte vale anche oggi. Il bullish scenario è questo, quindi siamo bullish di fatto. Per invalidarlo, per tornare bearish, dobbiamo andare sotto i 50-51.000 e fare dei lower low. Tutto qua. Poi Ethereum, che lo andiamo a vedere sempre perché è obbligatorio. Allora, Ethereum si sta comportando bene pure lui, fortunatamente. Allora, abbiamo un costrutto di bottom di fatto apparentemente confermato qua, tac, vedete, che è stato istigato da, mamma mia, pazzesco qui, ha fatto proprio una pennellata, tac, così. Ha mangiato la liquidità, questo è uno sweep da manuale, impressionante. A proposito di sweep, nei prossimi giorni torniamo anche a giocare con l'intraday. In questo periodo, scusate, stati un po' di impegni, ho lasciato il trading intraday alle spalle, ma non è che muore lì, ci torniamo, sappiatelo. Poi. Allora, cosa stavamo dicendo? Il breakout da questo costrutto di bottom, un po' di lateralità, e adesso sembra intenzionato a ripartire a rialzo, quindi stiamo un po' a vedere la prossima mossa. Un potenziale entry al momento, vabbè, sarebbe proprio qua sotto all'interno, cioè questa sorta di range low, qualora ci dovesse essere un piccolo flash dump, ok? Quindi questa potenzialmente è un'area da cui potrebbe andare a pescare e da cui noi potremmo andare a grattare una posizioncina long. Io l'ho già aperta, la posizione long, esattamente lì, tra l'altro, e tra l'altro l'avevo aperta qua indietro nel tempo. Fortunatamente non mi è saltato lo stop, perché l'avevo messo a chiusura sotto a questo cluster verde, quindi non ci ha mai chiuso. Spesso salva la vita lo stop loss a chiusura della candela. E basta, quindi l'impostazione è bullish, bisogna un po' seguire questa situazione qua, e l'invalidazione, il ritorno al bearish, potrebbe essere la perdita di questo cluster 0.0335 e il ritorno verso i minimi. Allora lì ritorna un po' bruttino, altrimenti ci sta. Poi
Che altro abbiamo di interessante? Fatemi un po' vedere. Allora, Cardano l'abbiamo vista. Band, c'è qualcosa da aggiungere? No, perché è sempre la solita, vi ricordate? Ormai è una noia, nel senso bisogna tenere d'occhio questo pool di offerta. Scusate, se lo superiamo, allora ci sta la posizione long. Poi, dunque, stavo dando un'occhiata panoramica alle alt, ma facciamo così, chiedetemela voi una alt, dai, chiedetemela voi. Allora, BNB che pompa, andiamolo a vedere, BNB che pompa, dove sei, eccolo qua. BNB non smette mai di stupire, altri massimi storici per lui. D'altronde questo l'avevamo seguito bene, però, e non potete negarlo, perché avevamo identificato questo bear range, l'ipotesi di accumulazione anche qui preventiva, la possibilità di grattarlo su questo pool di domanda, vedete in più occasioni, l'ultima delle quali appena prima del breakout. Poi c'è stato il breakout stesso, che in realtà era più difficile, perché anzi quasi impossibile, perché oddio, si poteva già agire per come avrei agito io, l'avrei missato, ve lo dico con tutta onestà, perché io avrei fatto questo non l'avrei longato, perché lo vedevo ancora dentro a questa possibile camera di offerta e quindi possibile rientro. Poi qua avrei iniziato a cercare il long, avrei provato a mettere magari il long all'interno di questo cluster, questo l'ha sfiorato ma me l'avrebbe missato sicuro, oppure giusto fillato in una maniera minima, e quindi avrei mancato l'ingresso. Un ingresso che invece non avrei mancato è quello nel falso breakdown dal range. Quando ci sono i range ci sono veramente forse i setup più puliti talvolta. Sta di fatto che adesso è assolutamente bullish, quindi vale il solito discorso del macro bullish, quindi non appena c'è uno storno, una lateralità o che, si può andare a cercare il long, e quindi lo seguiremo con moltissimo piacere. Bene, poi, vediamo. Dunque, i trasferimenti di Stellar avvengono in pochi secondi e non costano nulla in termini di fees. Esistono altre monete così efficienti? Che differenza c'è tra Stellar e Ripple, a parte la decentralizzazione? Non trovi inoltre che Cross sia un po' sottovalutato? Credi che tra qualche anno possa raggiungere i livelli di BNB? Grazie mille, guarda, sono tutte mega speculazioni. Ti dico, Stellar e Ripple non mi piacciono particolarmente né l'una né l'altra, però è vero che per trasferire da un exchange all'altro, ad esempio per prelevare da Binance, da Coinbase a Binance o da un exchange all'altro per non pagare le fee, può essere comodo cambiare in Stellar e mandarli, e così appunto non ti paghi $20 di fee, però a parte quello non ci vedo un particolare use case. Per quanto riguarda Cross, sottovalutato, è difficile, perché come fai a dargli un fair price? Cioè, è sicuramente una coin interessante, ma definirla sottovalutata è forse un po' pretenzioso. Mentre il raggiungere i livelli di BNB, vabbè, lì si vuole un po' esagerare, perché insomma si tratta di due realtà abbastanza diverse, cioè la Binance Smart Chain è uno stato diverso della Crypto.org Chain, nulla è, come dire, già scritto, quindi potrebbe accadere di tutto, però vediamo, nel senso anche la supply è molto diversa, e non guardate solo il prezzo, perché non è che CRO può arrivare a $400 come BNB, insomma è tutto da contestualizzare nel modo corretto. BNB è un buy and hold? Per quanto mi riguarda io lo vedo così, io ne detengo una certa quantità per usufruire di diversi benefit su Binance, ma al di là di tutto è una di quelle coin insieme a FTT, come sapete, come vi ho già detto tempo fa, sulle quali ha senso investire, perché c'è dietro un business model che funziona e che è anche abbastanza, come si dice, trasparente, cioè tu vedi quanto sta guadagnando Binance. Bene, amici, io con questo vi saluto, perché abbiamo fatto 1:04. Se avete altre domande, non temete, perché domani ci rivediamo. Passa solo un giorno stavolta. Visto che vi ho saltato il live ieri, domani oggi l'abbiamo recuperato e domani c'è quello canonico. Quindi domani ore 19 ci ritroviamo qua su Twitch. Quindi se mi state guardando su YouTube e volete partecipare in diretta, state sul pezzo e seguitemi su Telegram, che vi porto
posto il link poi per partecipare su Twitch. È una cosa pubblica, non serve fare niente di che. Intanto io ringrazio invece su Twitch chi si è abbonato anche oggi, perché vi ho visti e siete fantastici. Io veramente non so come farei senza di voi. Vi ricordo che con Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al mio canale tramite Prime Gaming, e per voi non costa nulla e mi fate una piccola donazione. Vi ricordo che ogni mese però la dovete purtroppo rinnovare, sempre a costo zero. Però io di nuovo vi ringrazio per avermi seguito, vi faccio un carissimo saluto, ci vediamo domani alle 19. A presto e buona serata.